Abbiamo in questo solenne giorno della Pentecoste, proprio festa patronale di questo suo tempio, della sua chiesa, della quale lei è cardinale titolare, abbiamo questi grandi doni, certo, dello Spirito Santo. Lui si manifesta in tanti modi. Avere lei in mezzo a noi, che ci fa sentire vicino la guida della Chiesa, Papa Francesco, il suo stretto collaboratore nel suo dicastero. E oggi, in questa festa di Pentecoste patronale di questa Chiesa romana, di Santo Spirito in Sassia, con la sua storia straordinaria, come dicevo all'inizio della messa, con prima, perché era intitolata Santa Maria in Sassia, poi successivamente allo Spirito Santo, e poi Giovanni Paolo II l'ha voluto ungere con lo Spirito di misericordia, facendo di questa chiesa santuario romano della Divina Misericordia. Oggi lei, ecco, impartirà la cresima a due giovani. È un segno forte per loro innanzitutto, penso che ci diranno poi qualche cosa durante la preghiera dei fedeli. Segno forte perché proprio la cresima è un grande annuncio della maturità di mandare questi ragazzi in questo mondo che ha bisogno di questa testimonianza cristiana. Ma questi due giovani che riceveranno la cresima, proprio è anche un altro piccolo segno di quel cammino che porta questi ragazzi e tutti i ragazzi, al di là della loro fede, come lo vuole Papa Francesco, al prossimo sinodo dei giovani che si svolgerà in ottobre e sul quale tantissimo si lavora, ecco, proprio per coinvolgere tutti i giovani del mondo intero, quelli buoni e quelli cattivi. Questi due ragazzi, uno è Carol Andrea e l'altra ragazza Carola Eloisi Anna Maria. Un piccolo segno di questi ragazzi. Sono stati battezzati in un luogo molto forte della spiritualità, perché a San Giovanni Rotondo, 15 agosto 2011, e poi ragazzi e la famiglia di particolare profondità e pratica religiosa, cristiana, proprio così. E quindi oggi abbiamo indubbiamente anche per noi, è un bel segno, proprio di stimolo per poter con questa Pentecoste riprendere il volo ad alta quota dal punto di vista della testimonianza cristiana. Quindi chiedo a lei umilmente, ecco, di poter conferire a questi due giovani oggi nella Pentecoste la cresima. Cari fratelli e sorelle, celebriamo con gioia questa festa patronale, come ha ricordato Monsignor Barta, festa patronale della nostra Chiesa dedicata allo Spirito Santo, commemorando l'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente il giorno della Pentecoste. Gesù era salito in cielo davanti agli apostoli, promettendo loro l'inviato del Paraclito, il Consolatore, e dando loro la missione di essere i suoi testimoni fino agli estremi confini della terra.
E la promessa di Gesù si compie il giorno della Pentecoste. In concomitanza con la festa ebraica di Shavuot, come abbiamo sentito nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli. La Pentecoste ebraica era una delle feste per le quali il popolo ebraico, anche della diaspora, si recava in pellegrinaggio a Gerusalemme. 50 giorni dopo la Pasqua i fedeli portavano al Tempio le primizie dei raccolti e ringraziavano anche per il dono della legge sul Monte Sinai. E oggi ancora la comunità ebraica festeggia il dono della legge con questa festa che quest'anno ricorre anche proprio in questi giorni in cui noi celebriamo Pentecoste. Ed è per questo che c'era in Gerusalemme gente proveniente da molte nazioni, come abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli, gente che fu testimone del miracolo compiuto, ossia il dono delle lingue agli apostoli, o più esattamente il dono delle lingue fu il simbolo del grande dono dello Spirito Santo che fu dato allora agli apostoli e a tutta la Chiesa. Nella Pentecoste gli apostoli iniziarono così la loro missione di essere testimoni del Signore e così già si manifestò la cattolicità della Chiesa, chiamata ad estendersi come comunità di fede a tutte le nazioni. E infatti i padri della Chiesa hanno interpretato la presenza a Gerusalemme di tanti stranieri e il dono delle lingue agli apostoli quel giorno, dono che consentiva a tutti di comprendere la loro predicazione, come un'anticipazione della diffusione della fede nel mondo. La Pentecoste così fu l'inizio potente, spettacolare, di un'azione che però non si è mai fermata da allora. La Pentecoste è un'azione permanente dello Spirito Santo della Chiesa. Ogni giorno per noi è Pentecoste, perché lo Spirito Santo ci accompagna sempre, secondo la promessa di Gesù. Secondo una espressione tradizionale, lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa. Per esempio, Papa Francesco, nella cattedrale di Istanbul, dedicata come la nostra Chiesa allo Spirito Santo, diceva: «Lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa, egli dà la vita, suscita i differenti carismi che arricchiscono il popolo di Dio e soprattutto crea l'unità tra i credenti. Da molti fa un corpo solo, il corpo di Cristo. Tutta la vita e la missione della Chiesa dipendono dallo Spirito Santo. Lui realizza ogni cosa». È anima della Chiesa lo Spirito Santo, ma ciò significa che è anche presente in ogni credente. Con il battesimo lo Spirito Santo ha fatto la sua dimora in noi e ne siamo segnati per sempre. Lo Spirito di Gesù accompagna il credente in tutte le circostanze ed è in particolare presente in tutti i sacramenti che alimentano la vita spirituale. Però, come ben sapete, c'è un sacramento che il Signore ha istituito specialmente per dare ai battezzati una speciale forza dello Spirito Santo, quello, il sacramento della confermazione o la cresima. Come enuncia il Concilio Vaticano II, con il sacramento della confermazione i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere con la parola e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo. Oggi, e sono stati già presentati, abbiamo
due cresimandi. E a questo punto vorrei rivolgermi specialmente a loro, usando le stesse parole del rituale della confermazione. Fratelli carissimi, si rinnova oggi per noi il mistero della Pentecoste, e anche se oggi la venuta dello Spirito non è accompagnata da prodigi straordinari come il dono delle lingue, la fede ci insegna che questo Spirito ci è dato in maniera invisibile ma reale. È Lui che diffonde nei nostri cuori la carità di Dio. È Lui che nell'unità della vocazione cristiana e nella molteplicità dei carismi ci riunisce in un solo corpo. È Lui che opera la santificazione e l'unità della Chiesa. Lo Spirito Santo, che state per ricevere in dono come sigillo spirituale, completerà in voi la somiglianza a Cristo e vi unirà più fortemente, come membra vive, al corpo mistico della Chiesa. Cristo, infatti, consacrato con l'unzione dello Spirito Santo nel battesimo al fiume Giordano, fu mandato a compiere l'opera affidatagli dal Padre per diffondere sulla terra il fuoco dello Spirito. Voi che siete già consacrati a Dio nel battesimo, riceverete ora la potenza dello Spirito Santo e sarete segnati in fronte con il sigillo della croce. Offrendo voi stessi con Cristo, sommo sacerdote, pregherete il Padre che effonda più largamente il suo Spirito, perché tutto il genere umano formi l'unica famiglia di Cristo. Porterete così nel mondo la buona testimonianza del Signore crocifisso e risorto, che perpetua sull'altare la sua Pasqua. La vostra vita, come dice San Paolo, diffonderà il profumo di Cristo per la crescita spirituale della Chiesa, popolo di Dio. Voi sapete infatti che la Chiesa, corpo mistico del Signore, cresce e si edifica nell'unità e nell'amore con la varietà dei doni che lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno secondo il volere del Padre. Siate dunque membra vive della Chiesa e guidati dallo Spirito di Dio, impegnatevi a servire i vostri fratelli come ha fatto Cristo, che non è venuto per essere servito, ma per servire. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Cristo annuncia la venuta dello Spirito e dice: «Egli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza». Ad ogni epoca lo Spirito rende testimonianza a Gesù e assiste la testimonianza dei discepoli. E sappiamo che, generazione dopo generazione, i discepoli hanno dovuto affrontare l'ostilità al Signore. E pensiamo oggi a tutti i cristiani che, per fedeltà a Cristo, sono perseguitati, affinché ascoltino nel loro cuore lo Spirito Santo che li assiste e li aiuta nella loro testimonianza. E poi Cristo aggiunge: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Da una parte, con queste parole, mette in evidenza il ruolo dello Spirito. Egli vi guiderà a tutta la verità. E questa è una promessa per sempre. Lo Spirito accompagna la Chiesa ed ogni fedele in tutte le generazioni e i secoli e li assiste nel comprendere sempre meglio il mistero cristiano e ciò che il Signore aspetta dai Suoi discepoli. Lo Spirito in particolare assiste il Magistero del Papa e dei Vescovi per custodire e trasmettere il deposito della fede.
E d'altra parte, le parole di Cristo sottolineano la comunione tra le persone divine. Lo Spirito Santo mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Di questa comunione tra le persone divine noi siamo anche partecipi per il dono dello Spirito. Per questo, misteriosamente, ma realmente siamo già uniti al Signore e ai nostri fratelli nella Chiesa, corpo di Cristo, di cui Lui, Cristo, è il capo, e questo grazie all'azione permanente dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, questo dono dello Spirito Santo lo dobbiamo far fruttificare ogni giorno, riscoprirlo ogni giorno. Il Signore, lo sappiamo, vuole la nostra felicità ed è sempre pronto a colmarci dalla sua grazia. Nella seconda lettura San Paolo spiega il risultato dell'azione dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Non necessariamente quindi cose grandi o spettacolari. Lo Spirito può farlo, lo Spirito può dare carismi speciali nella Chiesa per fare cose grandi e spettacolari, ma non a tutti. A tutti invece dà, se lo riceviamo, le virtù della vita ordinaria, che se praticate da tutti renderebbero il mondo molto più vivibile. E la santità della porta accanto, di cui parla Papa Francesco nella sua recente esortazione apostolica sulla santità, gaudete ed esultate. Se saremo docili allo Spirito, allora anche noi potremo produrre frutti buoni e dare testimonianza a Cristo nel servizio ai fratelli. Lo Spirito Santo abita in noi, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Abiterà in noi nella misura in cui gli facciamo posto, svuotando la nostra anima dal peccato e dalla preoccupazione per tante cose prive di importanza e alle quali purtroppo diamo tanto delle nostre energie e del nostro tempo. Abbiamo in questo un modello, innanzitutto nella Madonna e nei Santi. La Vergine Maria è l'esempio della perfetta disponibilità all'azione dello Spirito. Tutta la sua vita è stata un fiat e per questo è piena di grazia, colmata dalla grazia del Signore. Chiediamo a Maria di aiutarci ad essere anche noi docili all'ascolto e all'accoglienza dello Spirito. E in questo santuario della Divina Misericordia possiamo ispirarci alle parole di Santa Faustina, che nel suo diario parla delle anime che si aprono al Signore, che sono docili al Signore. E chiediamo, secondo le sue parole, di seguire fedelmente anche il più piccolo soffio dello Spirito Santo, di gioire per questo ospite spirituale e aggrapparsi a lui come un bimbo alla madre. Amen.